Buongiorno, bentornati con i vlog. Perché è tantissimo che non li ho fatti, ma in questo periodo in realtà stavo in stage. Però poi cosa è successo? Ne parleremo meglio nel video di oggi, perché più che altro sarà incentrato su questa cosa. Io come sempre ho sto frignetto in mano, devo ancora capire dove poggiarlo, vabbè. Cosa devo fare oggi? Allora, stamattina devo andare dal podologo perché dovete sapere che io soffro anche di unghie incarnite. Sono la persona più sfigata del mondo, sì. E quindi adesso mi devo truccare, o almeno un po' trucchettare così, giusto per essere presentabile e andare perché mia madre mi sta venendo a prendere. Che stamattina penso sia andata in palestra. Non lo so, comunque. Quindi adesso mi do questa truccata e noi ci vediamo dopo. Canzone del momento. Allora, sto finendo di truccarmi e di prepararmi tutto quanto. Ho fatto una base molto veloce, proprio così, giusto per. E devo mettere la matita. E sulle labbra lascio pure cacao perché non mi va niente. Poi ho fatto questa cipolla così aperta. E allora, cosa vado a fare oggi? Sostanzialmente ve lo dico, che l'avete già letto dal titolo. Vado a ritirarmi da scuola. Perché vado a ritirarmi da scuola? Come sapete, in realtà scuola già l'ho finita da giugno, come ben sapete se mi seguite. E questo quarto anno io mi ero iscritta perché comunque era aggiuntivo, sì, dico vabbè, tanto non devo fare niente. E che faccio? Cioè, sto a casa? Però poi nel corso del tempo, dell'anno, del mese e mezzo che ho fatto, perché poi sono iniziati gli stage, per chi non sapesse cosa sono, è praticamente come andare a lavorare senza che te pagano sostanzialmente per fare gavetta. Mi sono accorta che non è più quello che voglio fare, o meglio, sempre qua, torniamo al discorso, se mi conoscete ho fatto una scuola per estetista, quindi per diventare estetista. L'unico fatto sostanzialmente è che io dal primo anno in cui mi sono iscritta, ho studiato eccetera, non ho mai voluto fare l'estetista, mai. Anche perché non mi vedo nella mia vita a lavorare e a stare 10 ore su 12 della giornata, perché poi dovresti andare a dormire al centro estetico, chiusa, sbarrata là dentro. Quindi mi sono detta mi ritiro e faccio tutt'altro. Faccio tutt'altro in che senso? Prima cosa, prendere il diploma del quarto e del quinto anno in un anno, cioè quelle cose 2 anni in uno, perché la mia scuola, essendo professionale, era soltanto 3 anni e comunque io vorrei avere il diploma per un futuro, per restare più sicura. Penso sempre al futuro più che al presente. Non so voi, io lo penso in questo modo. Cioè, tutto quello che faccio è per un futuro. E in più vorrei indirizzarmi verso la mia vera strada, cioè quella di truccatrice, perché sostanzialmente questo è quello che io voglio fare nella vita. Ho lasciato scuola anche per questo motivo, sia perché quest'anno lo voglio prendere un po' per me, per stare più tranquilla, prendere la patente con calma. Devo fare un'operazione, che anche quello ne parleremo più avanti, perché è una cosa che faccio per me, non lo faccio per nessun altro, però è legato a un problema che ho e la devo fare per forza, cioè sostanzialmente questa è la cosa. Però non vi preoccupate, cioè non è niente di che, è soltanto una cosa che anzi, mi andrà ad aiutare, quindi yeah. E poi ve ne parlerò comunque meglio, magari anche in un video proprio impostazione. E niente, sostanzialmente questo è, proprio perché mi devo prendere un po' di tempo anche per riguardarmi. E poi a settembre prenderò la scuola poi di trucco, quella che poi mi porterà a diplomarmi proprio come makeup artist. Quindi adesso io ho finito la mia pappardella da dire, che però era giusto dire. Aspettate che vi riprendo. Ok, questo è il trucco proprio, guardate, più che dire basico, non saprei. E ho usato anche la Strobe of Genius di NYX. Eccola qua, bellissimo l'illuminante. Qui c'è anche Gwenda, sempre sulle mie gambine, che dorme. E quindi ci vediamo dopo. Oggi outfit sportivo, ho rimesso le mie scarpe. Non potete capire quanto sono comode. E quindi adesso andiamo e andiamo anche a fare la spesa. Allora, sono appena tornata e boom! Cioè, boom! Io non so se vedete, ma quanto sta bella questa tinta con i capelli rosa, che si sono smosciati. Però, cioè, guardate, cioè io l'adoro. Questa qui è Dr. M di Colourpop. Comunque, questo è il pacchettino. Poi lo vedremo meglio in un video.
Adesso qui faccio vedere il bigliettino, ok? I love, would you be my boo? E questa è la spesa per un esercito. E adesso mi metto così per fare qualcosa proprio. E adesso mi sto per mettere a fare il riso alla cantonese con i gamberetti. Ci serve, facciamo una ricetta veloce, faccio vedere, cubetti, pisellini, gamberetti, carote, carote, no, dai. Ma che è? Io direi anche no. Chi è? È Andrea. Ciao Andrea, vai Gwenda. È una lecchina. Allora, prima cosa facciamo il soffrittino. Carote, scarogno, un po' di olio. E qui abbiamo messo il riso. Poi dopo questo ci andiamo a mettere questi. Questi verso la fine perché tanto hanno cotti poco. Questo adesso devo mettere. E questi anche, questi due insieme. Il bastoncino. Il bastoncino. Il mescolo. Qui lasciamo andare, naturalmente le carote le mettete per prime, le tagliate più piccole possibili, non così ancora più piccole se riuscite. Nel mentre mi è arrivato anche un altro pacchetto, però visto che volevo fare il video con l'unboxing di tutti i pacchetti, non lo aprirò, voglio aspettare altri pacchetti così poi apriamo tutto insieme. Mi sono scordata di dirvi una cosa importante, che stasera c'è la finale del GF. Ci ho messo la salsa di soia, bella, che non metterà mai fuoco comunque, fidatevi. Però è quella tipo con meno sale, perché io odio le cose salate. Non mette a fuoco né me né le padelle. Fai qualcosa nella vita, macchinetta? Molto bene. Vabbè. Duro. Vi faccio vedere anche che ho... appunto a fare la spesa eccetera, a parte tutta quella carrellata di verdure, abbiamo riempito il frigo e io amo la luce del frigo e mi sono presa questi, raga, io li amo, cioè sponsorizziamo, guardate, questi sono la bontà proprio, non mi hanno pagato ma sono la bontà, guarda, cioè io direi anche possiamo chiudere il video qui. Eccoli qui, raga, cioè parliamone, perché io andavo pazza per i fruttolo e l'ho ripresi e anzi me ne mangio uno quasi quasi. Aspettate qua, così si fa, abbiamo staccato, ciao, che poi sono piccoli piccoli, non so, ah, ma che bontà, ma che bontà. E ecco fatto, ho aggiunto anche l'uovo. E basta, adesso lo andiamo a mettere nel piatto. Dopo aver mangiato con Dottor M. Che è tutto solo qua, guardate. Allora, sto praticamente... mi sto preparando. Volevo togliermi questa e mettere un'altra, adesso vedo. Comunque mi sto preparando per andare alla metro che alle 4 ho l'appuntamento a scuola. Per appunto ritirarmi da scuola in generale. Allora, io spero che non sia troppo buio, perché allora sono andata e ho firmato il ritiro da scuola. Adesso qui sto a San Paolo dove andavo a scuola e ho fatto anche il curriculum, che è una cosa che io non ho mai fatto, e quindi è il mio primo curriculum. E la ragazza, appena gli ho detto che facevo YouTube, ha detto: me lo dici adesso? Quella era la prima cosa da aggiungere, quindi abbiamo aggiunto anche quella. E adesso sto tornando verso la metro, contando che volevo che passasse l'auto, ma non è passato. In realtà mi trovo abbastanza a mio agio a vloggare per strada al buio, perché la gente non mi vede, cioè sostanzialmente. E non vedo l'ora di tornare a casa perché ho un mal di testa pazzesco. Sono stata un'ora e mezza per appunto scrivere il curriculum e tutto quanto, tutte le esperienze lavorative, di stage, eccetera, eccetera. E quindi, guardate, sono le, vi dico subito, che non mento, sono le 5 e mezza ed è buio. Cioè, penso che più buio di questo ci sia solo la notte. Non c'è verso, non si fa riprendere. Comunque, io sono appena tornata a casa,
un mal di testa che lo posso regalare a tutti gli abitanti del mondo. Vabbè, lì c'è Gwenda che si lecca la baggiana, ma non ci interessa. E adesso mi prendo il coso per mal di testa perché sto morendo. E intanto io ho messo tutti i pacchi, così mi ricordo poi di fare il video. Lì sopra ce n'erano anche altri che avevo già messo da parte. Comunque, adesso mi metto qui. Vedo un attimo una puntatina di American Horror Story perché mi sta prendendo troppo questa cosa del clown. E poi quando torna mia madre o mia sorella, adesso vedo, vado a fare la doccia con i capelli perché dovete sapere, spero non sia l'unica io che mi succeda questa cosa, che quando sto a casa sola non riesco a fare la doccia o a lavarmi i capelli perché devo, magari non so, succede qualcosa, io sto sotto la doccia, cioè capite? So paturnie mentali che magari sono anche fondate, però devo aspettare quindi per farmi la doccia sostanzialmente. E nel mentre mi strucco, penso, faccio qualcosa. Sto leggendo adesso i commenti sotto questo video, quello dei capelli rosa. Ci sono pareri contrastanti. Devo dire, alcune mi dispiace, non mi piace proprio, mi piace di più bionda, eccetera. Però vabbè, ragazzi, insomma, dopo mi lavo i capelli e volevo lavarli tipo 2 o 3 volte proprio perché volevo vedere che colore usciva fuori. Perché devo aspettare che si tolga questo colore adesso per rifare la base, vedete che ricrescita ho. E quindi devo assolutamente far togliere questo rosa, non che mi dia fastidio, perché comunque non mi dà fastidio, però preferisco tornare a un colore un po' più sobrio. Ah, mi sono scordata di chiedervi una cosa, perché oggi finisce il Grande Fratello, quindi lunedì prossimo posso vedermi finalmente la finale di Pechino Express, che io ogni giorno ho riguardato il giorno dopo il lunedì su in streaming. Madre santa. Io gli starnuti non andiamo d'accordo. Volevo sapere qual è la vostra coppia preferita? Perché allora io ne ho due molto in contrasto tra di loro, che sono, oddio, aspettate qua mi stanno a scrivere, che sono i socialisti, quindi The Show, che io in realtà non li conoscevo prima, li conoscevo per nome ma non mi ero mai andata a vedere nessun video o cose, sono troppo simpatici. E l'altri sono gli spostati, cioè ragazzi, ma per favore, ma cosa vogliamo commentare a Tina e Simone? Niente, perché io l'amo, soprattutto quando manda a cagare le persone con il dito medio, che adesso non vi faccio, e cioè io l'adoro, vi giuro, non lo so, mi piacciono anche i contribuenti in realtà, faccio vedere, mi piacciono tutti. Vabbè, insomma, ditemi, commentate qual è la co vostra coppia preferita. Tanto qui ho acceso tipo un mondo di luce e noi ci vediamo appunto stavolta veramente dopo. Allora, non vi spaventate, ma mi sono struccata e volevo farvi vedere i capelli, che non sono così perché così sembra tipo arancione, però sono tipo rosa, molto chiaro, non so, forse così, no, questo è troppo rosa. Comunque ho fatto tipo 5 shampoo, una roba del genere, e non fate caso al fatto che sono ultra gonfi, ma io essendo riccia me li sono asciugati così. E infatti guardate qua sotto. Cioè, aspettate che vi ritrovo la ciocca barlocca. Qui sulle punte, come vedete, è tipo biondo, cioè riflessi biondi. Sinceramente non vedo l'ora che se ne vada, non perché non mi è piaciuto, ma per togliere sta ricrescita. Un po' così abbiamo fatto un cambiamento e tra poco inizia il GF e infatti lo commentiamo insieme su Twitter come sempre, a parte una sera che era Halloween e non ho potuto. Allora, sto guardando la finale, in realtà mi stavo anche recuperando la puntata di Uomini e Donne prima che iniziasse, ma sono rimasta così. E sta per entrare Hilary, ragazzi, nella casa, cioè cosa assurda. Mentre io ho finito di asciugare i capelli sono sempre peggio, ma vabbè. Quindi godiamoci questa entrata. Nel mentre stiamo anche commentando. Valeria che faceva? Ti prego, fa che Andrea. Cioè, ma cosa? Quello sta tanto bene fuori, lascialo lì. Ma quanto è bella, ne parliamo? Non ne parliamo. Niente. No reaction.
Stefano, oddio che bella. Per guardarmi negli occhi e vivere con voi. Quanto è bella Alessia, mi piace troppo. E il secondo, mi siedo. Mi chiedo. Allora, qui si sta scoprendo il terzo classificato, quindi poi ne rimarranno due, che sarà uno sarà il vincitore e uno il secondo. Vediamo chi è il terzo classificato tra Gabriele e Valerio Marini. Penso Gabriele, però nel senso non si sa mai. Valeria! No! No, raga! No! Cioè, quindi in finale stanno la Shoshi e Gabriele? La Shoshi, vince la Shoshi, cioè raga, vince la Shoshi. Comunque vi volevo dire che intanto io sto parlando, mia sorella dorme, mio padre dorme, vabbè, che mi sono fatto lo scrub, cioè la promo rapidissima. Oh, che belletta. E io sto praticamente per mettermi nel letto, quindi poi naturalmente saprete chi avrà vinto e chi no. Ripeto, spero sia la Shoshi, anche se mi piace anche Gabriele in realtà, però vabbè. E comunque è una certa ora, quindi io mi comincio a mettere nel letto. Sono a 00:20, quindi direi anche che comincio a mettermi nel letto. E poi, visto che io ho un problema col letto, nel senso che appena mi metto giù crollo, che voglio o che no. Quindi ve la do adesso a buonanotte, onde evitare cose strane. Quindi spero questo vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, thumbs up e iscrivetevi. E niente. Ci vedremo prossimamente.